Piove sul bagnato in casa Pescara. Massimo Oddo non solo non recupera Raul Asensio, ma perde anche Fabio Maestro, il miglior biancazzurro d'inizio stagione, anche, ma non solo, per essere l'autore degli unici due gol in campionato del Delfino. Maestro, che aveva dichiarato di voler fare bene e tornare coi tre punti dalla sua regione di origine, e invece non ci sarà. Uscito malconcio dal match di sabato contro l'Empoli a causa di una distorsione alla caviglia, il tuttocampista non recupera e questa sarà una grana in più per Massimo Oddo, che, passando al centravanti, venerdì aveva dichiarato nella conferenza pre-gara di confidare in un recupero di Asensio per Venezia e per questo era stato risparmiato nel match con l'Empoli. E dunque nulla da fare neanche per l'attaccante spagnolo. Così in avanti Oddo avrà di nuovo il ballottaggio Belloni-Bocic, con le quotazioni dell'argentino in rialzo rispetto al compagno di squadra serbo, che da prima punta non riesce a esprimere il massimo del suo potenziale. Così come sono in ascesa le possibilità di Diambò, che Oddo potrebbe lanciare dal primo minuto per dare più verve e fisicità al reparto mediano. Con lui anche Omeonga e Valdifiori. Tornerà dal primo minuto Memushai, trequartista con Galano. In difesa si rivedrà Balzano, coi confermati Drudi, Bocchetti e Masciangelo. In casa Venezia il tecnico Paolo Zanetti confermerà il rombo 4-3-1-2. La squadra sta abbastanza bene, a parte tutto Gordeaux che ha un fastidio alla schiena e quindi dobbiamo valutarlo. In cambio recuperiamo Malè, recuperiamo Biarcaso e cercheremo di recuperare Felicioli almeno per la panchina. Sicuramente rientreranno due o tre giocatori che ho risparmiato in vista di queste due partite, che comunque giocando martedì e sabato abbiamo possibilità di recuperare, però giocando invece sabato e martedì oggi si rischiava di aver fuori dei giocatori che comunque ritengo importanti. Chi ha giocato al loro posto comunque mi ha risposto bene e questa è una cosa importante. Comunque recuperiamo dei giocatori, qualcosa sicuramente cambieremo, ma non troppa roba, ecco. Direzione di gara affidata a Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco, che con il Pescara ha 4 arbitraggi, 2 vittorie con Pilloni in panchina, Pescara-Livorno 2-1 e Pescara-Carpi 2-0, e 2 sconfitte nello scorso campionato, Cittadella-Pescara 2-1 e Cremonese-Pescara 1-0 dello scorso luglio, l'ultima panchina biancazzurra di Le Grottaglie. Col Venezia 5 direzioni, 2 vittorie, 2 sconfitte, come per il Pescara entrambe nello scorso campionato, e un pareggio. Nei 13 precedenti al Penso tra le due squadre, il Pescara ha conquistato l'intera posta 2 volte, l'ultima nel febbraio del 92, 1-2 firmato da Di Cara e Pagano, 5 le affermazioni lagunari, l'ultima nel 2004 per 2-0, 6 i pareggi. Il segno X è quello più ricorrente negli ultimi episodi, lo 0-0 salvezza del 2018, il 2-2 di 12 mesi dopo, sempre con Pilloni in panchina, e l'1-1 dello scorso luglio con Sottili in panchina e col botte risposta a Firenze e Zappa. Partita nella quale Galano ha sofferto la prima espulsione in carriera, 3 giornate di squalifica che lo hanno scalfito. Che non sia il Penso ora a ridare smalto al Robben delle Puglie, appannato in questa fase iniziale di campionato.